Anno 1959, 10 anni prima del piccolo passo dell'uomo e del grande passo dell'umanità. La NASA, che non è il nome al femminile di quello che usiamo per pippare, ma l'Agenzia Spaziale Statunitense, ha effettuato degli esperimenti segretissimi sulla capacità di permanenza dell'uomo nello spazio. Le scarse conoscenze e la tecnologia imbarazzante del tempo hanno segnato una tragedia umana. Un manipolo di eroi, dei quali ora non si sa più nulla, ha sacrificato la propria vita per la scienza e per la fica. Permanendo in una stazione spaziale minuscola e assolutamente non idonea alla vita. Il nome della missione era Apollo 00 come la farina. Apollo 00 come la farina. Grazie al ritrovamento delle registrazioni della missione, ora possiamo narrarvi le incredibili gesta di quel manipolo di stronzi. Ecco a voi le avventure dell'Apollo 00 come la farina. Apollo 00 mi ricevi, la la la. Apollo 00 mi ricevi, tra la la. Houston, hey. C'è un piccolo problema qui sulla stazione orbitante. Non so chi... Aspetta, è passato? Cosa? Il gran cazzo che me ne frega. Capisco, la battuta divertente. Però qualcuno, mentre dormivo... Non so, forse una forma di vita lì, mi ha riempito l'astronave di scorregge. Cioè, mi sono svegliato con in bocca un sapore strano. Cacca? Sì. No, ci siamo dimenticati, anche perché non ce ne fregava un cazzo di comunicarglielo, che abbiamo fatto un esperimento. Siccome darle ossigeno costa tanti soldini, spendiamo tanti soldi, per tenerla lì, una bombola a settimana. Una bombola qua, una bombola là, sono tanti soldi. Dobbiamo sopravvivere. Che la NASA c'è solo te, a cui pensare? Poi gli ossigeno me l'avete mandato qui. Allora abbiamo provato un'alternativa. Non colgo cosa? È aria dal culo, si chiama. Noi praticamente raccogliamo da anni qui la NASA, un esperimento che stiamo effettuando da tanto tempo con degli ingegneri. Il dottor Strunzen ha deciso che praticamente la scorreggia potrebbe essere l'alternativa all'ossigeno in caso di mancato ossigeno. No, perché la scorreggia è fatta di gas butano. Un attimo, il dottor Strunzen è qua, se vuole glielo spiega. Strunzen. Dottor Strunz? Guten Morgen! Sì, allora dottor Strunz, io non vorrei mettere, il suo esperimento è... Tu feti un sportellino di fronte tua postazione? Sì. Apriti sportellino. Ecco aperto lo sportellino. Tu feti un dito che esce di sportellino? Sì, un dito medio. Tira il dito. Questo è il primo scorreggio. Ogni volta che tu hai bisogno di respirare, tu tira dito, tirati nuovo dito. Ma non ho, guarda, sono a posto così con l'ossigeno, mi sento tira bene. Guarda che proprio sto bene. Però tu hai bisogno di respiro. Devo per forza. Non vuoi tirare dito? Se posso aiutare. Allora apriti altro sportellino. Quello destro o quello sinistro? Questo è indifferente. Apro quello destro. Va bene. Aperto. Hai aperto sportellino? Sì. Feti tu un foro? Sì. Quello è buco di culo. Avete fatto ad attrezzarlo? Quello è quando tu partite, noi abbiamo attrezzato due metodi per scorreggia. Ah. Primo metodo è scorreggia on demand, tirando di. Secondo metodo è scorreggia random. Scusate, adesso... Come deodorante di ambiente, quando tu passa davanti a buco cellula, tu a buco di culo con fotocellula. Sì, mi sono mosso un attimo. Rilascia. Posso richiudere lo sportellino? Come tu vuoi. Se la richiudo, che mi sembra... Oh, tu hai urtato Tito. Cosa? Quindi adesso sparti scorreggia. No, basta. Che squartata. Ma sei fatto male, Apollo 00 come la farina. Apollo 00 come la farina.